Progetto Metropoli Strategiche, se ne parla nell'Assemblea di ANCI Piemonte ed è un progetto che parte proprio dalla città metropolitana di Torino. Esattamente. La città metropolitana guarda la sua conurbazione come ad un acceleratore di sviluppo di tutte le politiche socio-economiche del territorio. In questo senso abbiamo identificato in ANCI un collaboratore e verosimilmente anche un partner in questa attività nella quale noi portiamo all'attenzione di tutti i comuni la nostra intenzione di uniformare su tutto il territorio metropolitano i regolamenti comunali che hanno particolare compliance con le attività produttive, quindi con chi crea sviluppo e PIL sul nostro territorio. Pertanto lanceremo questa attività e in questo progetto cercheremo di trovare la best practice nell'ambito di un regolamento tipo da poter poi somministrare a tutti i comuni nella speranza che poi venga condiviso. Un'altra cosa importante alla quale guardiamo è la realizzazione di un unico grande sportello unico per le attività produttive metropolitane, poi dislocato sui vari territori con dei punti di riferimento che poi debbono essere sincroni per quanto concerne ogni zona omogenea. Cosa vuol dire? Vuol dire che cercheremo di ridurre il numero di SUAP avendone almeno uno per ogni zona omogenea, però che sia in grado chiaramente di portare avanti tutte quelle che sono le richieste che vengono dal mondo produttivo e soprattutto che abbia la capacità da un punto di vista informatico di poter interagire con tutte le strutture e con tutti gli enti con i quali normalmente bisogna avere a che fare. Quindi fra qualche anno l'obiettivo è che l'imprenditore piccolo, medio, grande sappia che in ogni comune, da Almese a Carmagnola, da Chieri ad Ivrea, può trovare lo stesso trattamento, presentare le pratiche per autorizzazione e quant'altro nello stesso modo. E quello è l'obiettivo. Spero che lo si riesca a fare in meno di qualche anno, magari in un biennio, però l'obiettivo è quello. Non possiamo certamente lasciare questo gap che ci tiene comunque lontani dal soddisfacimento di una realtà politico-amministrativa che deve guardare comunque a chi crea sviluppo sul nostro territorio.